C'è un castello magico, una dimensione sospesa tra sogno e realtà, che racconta di emozioni a tutti i bambini di oggi e di ieri. Un castello ricco di gioie e di fantasie. E il suo nome è The Magic Castle. Buonasera Rossini TV, torna a grande richiesta qui a Gradara la nona edizione del The Magic Castle. Dal tramonto fino alla mezzanotte, per 3 giorni consecutivi, questo borgo potrà accogliere adulti e bambini di tutte le età per immergersi davvero in un mondo pieno di fantasia e di magia. Una vera e propria invasione, quella di quest'anno, di creature straordinarie provenienti da altri mondi. Mi hanno parlato di animali giganti fantastici e di Nelly the Hippo, un dolcissimo ippopotamo che è qui in Italia per la prima volta, e poi degli spettacolari Saurus, draghi preistorici. Che ci faranno a Gradara qui nel 2022? Venite con me a scoprirlo. A me in tutto il suo splendore, Marcello Franca, direttore artistico del The Magic Castle qui questa sera a Gradara. Marcello, dopo 2 edizioni del Piccolo Magic, torna quest'anno finalmente, direi in versione integrale a tutti gli effetti, il Magic Castle. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Sì, torniamo in grande stile e l'abbiamo chiamato Invasion perché, come avete visto poco fa, è un'invasione di artisti e arrivano da tutte le parti, dallo spazio, da altri pianeti, arrivano dal passato, dal presente e dal futuro, tutti per regalare emozioni, sorrisi e divertimento. Quindi qual è il tema di quest'anno? L'invasione? L'invasione perché? Perché 2 edizioni fermi, tutti gli artisti che hanno partecipato e non solo, vogliono rinvadere il borgo di Gradara. E ci sono riusciti, ragazzi, ci sono riusciti, ma non vi svelo chi c'è. Mamma mia, saprete breve chi c'è, ci sono delle sorprese uniche e io sono felicissimo. Programma ricchissimo anche quello di quest'anno con ospiti internazionali. Io le chiedo però se c'è una novità rispetto alle edizioni passate e invece una riconferma che non poteva mancare. Beh, la riconferma sono i Saurus e non possono mancare fin quando ci sarò io, ci sarà il Magic Castle, i Saurus, cioè i Closacchi, i draghi, i famosi draghi ci saranno. La novità quest'anno sono pappagalli, prima volta in Italia, struzzi giganti e Nelly, un ippopotamo viziatissima. E quindi la novità è che ci sono tanti, tanti animali itineranti che cercano le persone. I leoni cinesi, che sono una riconferma come buon auspicio, questi ci piacciono molto averli. Io faccio fatica perché io tutti gli artisti, anche i figuranti che ho chiamato, a me piacciono tutti e tutti si adoperano per rendere The Magic Castle magico. Marcello, qual è l'artista che è più apprezzato dai bambini e invece quello che piace di più agli adulti? Allora, devo dire, quelli più apprezzati sono i Saurus, ma adesso quest'anno vedrai che avranno anche delle preferenze riguardo gli altri animali e loro piacciono non solo ai bambini, piacciono anche agli adulti, perché dico, ah, è un evento per bambini? No, è un evento che emoziona tutti, dai piccoli ai grandi, e ci ritorni volentieri. E poi, guarda, lo dico, ma non per me, anche gli artisti stessi, è il complimento più bello che noi abbiamo ricevuto, che è un evento elegante. Mi fa molto piacere. Dal 2014 ormai un evento imperdibile qui per l'estate a Gradara. Quanto tempo si impiega per la realizzazione di un evento del genere? Guarda, non vi sto a dire del tempo che ci vuole e abbiamo avuto anche dei problemi, cambia, sposta, io inizio a Natale, ma già dall'anno, adesso quando finisce, se veniamo riconfermati partiamo già per l'anno prossimo con delle grandissime novità. Thank you.
Gasperi, sindaco di Gradara. Allora, che cosa possiamo chiedere al sindaco che ha in mano uno dei borghi più belli d'Italia, che si prepara per la nona edizione del Magic Castle? Esatto, grazie mille, ma la prima cosa che direi è grazie davvero alla Proloco e tanti volontari che hanno reso possibile di nuovo realizzare questo bellissimo evento dedicato alla magia, all'immaginazione e perché no anche alla pace, e dopo 2 anni difficili di pandemia che sono bloccati, siamo in tutti i sensi, quindi davvero una bellissima emozione essere qua e rivedere tante persone che hanno voglia di divertirsi, stare insieme con questo bellissimo sentimento di amicizia e di fratellanza, tanto più che in questi giorni abbiamo anche l'onore di avere ospiti tra noi uno dei nostri comuni gemellati, che è il comune di Murat Pascià in Antalya, con il vice sindaco Oya Kansu, che ringrazio per essere qua, e quindi ancora più spirito internazionale, non solo gli artisti che vengono da tutto il mondo, ma anche una delegazione di un comune importantissimo della Turchia, uno dei più famosi dal punto di vista turistico, che è qua con noi a condividere tanto gioia e felicità, ma anche progetti per il futuro di cooperazione, soprattutto giovanile. Sindaco, Gradara è sempre piena di eventi durante tutto l'anno, però forse nel periodo estivo il The Magic Castle ormai dal 2014 rappresenta l'evento più importante anche in termini di presenze. Sicuramente, infatti stiamo verificando che finalmente siamo tornati un po' ai numeri pre-Covid, è un evento che si presta un po' a tutti, quindi sicuramente è uno dei più apprezzati e uno dei più frequentati. Parliamo di arte, parliamo di stare bene insieme, di amicizia, di colori e di felicità, quindi c'è tanto bisogno di questi sentimenti e le persone apprezzano e hanno voglia. Che noi siamo in agosto, quindi è uno dei mesi più caldi dal punto di vista turistici, quindi sicuramente è l'appuntamento nel calendario di Gradara che ha più numeri, seguito sicuramente da Silvio del Castello, che quest'anno purtroppo non siamo riusciti a realizzare, ma sicuramente tornerà nel 2023 con la 10ª edizione, quindi state collegati perché il prossimo anno tornerà pure Silvio del Castello. Oya Kansu, vice sindaco di Murat Pascià, una città vicino Antalya in Turchia. Allora vado a chiedere ad Oya se è la prima volta che viene qui a Gradara e che cosa ne pensa del Magic Castle. Oya, is the first time for you here in Gradara? Yes, it's my first time in Gradara and also in Italy. Sì, è la mia prima volta a Gradara e anche in Italia. Questo è un festival straordinario e Gradara è un paese bellissimo con un castello meraviglioso. Sono così orgogliosa di essere qui. Ringrazio il comune di Gradara nella persona del sindaco Filippo Gasperi, che è stato molto gentile con noi. Anche noi abbiamo un festival in Antalya che è arrivato alla 7ª edizione e siamo gemellati con Gradara sin dal 2008. C'è uno scambio interculturale molto interessante tra le nostre due realtà e io sono estremamente fiera di essere qui a Gradara oggi. Grazie. Tiziano Marchetti, presidente Proloco Gradara, con suo figlio che oggi si è occupato dell'arduo compito del taglio del nastro. A Tiziano vado a chiedere come e quanto si è impegnato ovviamente la Proloco di Gradara per la realizzazione e lo svolgimento di questo evento. Beh, non è stato difficile perché siamo sempre insieme, tutte appassionatamente insieme, viviamo praticamente insieme e non abbiamo mai lasciato spazio a quello che era un po' la depressione Covid. Ci siamo sempre visti anche in periodi abbastanza brutti. Oggi siamo qua fortunatamente col mio bimbo che ha fatto il taglio del nastro, e giusto per dare quello sprint, quella positività, quell'allegria, quella spensieratezza che a tutti serve, perché abbiamo bisogno veramente di stare insieme, divertirci e non pensare nient'altro che stare a divertirci, a stare insieme. Ricordiamo ovviamente anche l'importanza per la Proloco del volontariato. Le chiedo quanti volontari fanno parte della Proloco di Gradara e quanti sono impegnati questa sera al Magic Castle. Stasera veramente ci siamo tutti, A Gradara ci sono 25 associazioni, siamo tantissimi volontari ed è per questo che riusciamo a creare delle situazioni così bellissime e meravigliose. E oggi siamo tutti qua per far sì che tutto questo si realizzi nel migliore dei modi. Voglio ringraziare davvero tutti i volontari di Gradara e delle 25 associazioni che ci sono, che permettono la buona riuscita non solo del Magic Castle, ma di tutto quello che sono gli eventi stagionali e non a Gradara.
consigliere regionale, ovviamente presente alla nona edizione del The Magic Castle. Ciao Andrea. Ciao a voi, innanzitutto grazie di essere venuti. Io non è il primo anno che vengo, sono venuto praticamente a quasi tutte le edizioni. Questa è veramente una festa splendida, anche perché attira centinaia e centinaia di persone, soprattutto persone che vengono apposta a visitare il nostro territorio, Gradara, ma anche l'intero territorio almeno provinciale, e quindi veramente una grande occasione di promozione del nostro territorio. Voglio ringraziare sicuramente l'amministrazione comunale, ma anche e soprattutto la Proloco, perché veramente qui a Gradara negli anni sta mettendo sempre in piedi un programma sempre migliore, sta aumentando la qualità, ma soprattutto i volontari sono sempre di più, e voglio ringraziarli tanto per quello che danno per il nostro territorio. Il nostro è un territorio che ha tante persone che decidono di dedicare il loro tempo per la comunità, in questo caso per promuovere il territorio, e noi come amministratori dobbiamo venire e ringraziarli, perché anche la nostra presenza è importante come segno di vicinanza, ma come segno di gratitudine. Consigliere regionale, anche lui presente alla nona edizione ormai imperdibile del The Magic Castle, e allora le chiedo, non da consigliere ma da spettatore, che cosa ne pensa di questo evento? Da spettatore è felicissimo, perché sono con mio figlio che si sta divertendo tantissimo, quindi una festa bellissima, quindi grazie veramente alla Proloco, grazie al sindaco di Gradara che ospita questa bellissima manifestazione, quindi tanto sostegno e tanta vicinanza da parte della Regione Marche a questi progetti che possono essere sempre inclusivi e portano nel territorio nostro tantissime persone anche di fuori, vedo tantissime persone non residenti nella nostra zona, quindi veramente complimenti a tutti. Per me, guarda come applaudono forte, guarda. Ho appena incontrato la Dama del Lago. Dama, che cosa fa qui questa sera? Questa sera ho sfidato tantissimi bambini a estrarre Excalibur. Volete provare anche voi? Certo. Si è appena conclusa la prima serata della nona edizione del The Magic Castle qui a Gradara. Ovviamente ringraziamo Marcello Franca per la sua direzione artistica impeccabile, la Proloco di Gradara con il patrocinio del comune di Gradara e il suo sindaco Filippo Gasperi. Una buona serata da Roberta e da Rossini TV. Sì.